Oggi a radiobue.it parliamo di un argomento caro a moltissimi studenti, purtroppo devo dire caro a moltissimi studenti, che è il furto delle biciclette. Sapete che ci piace raccontare un po' di questo mondo delle due ruote, dei pedali e di tante persone che non solo studenti ma anche persone che lavorano all'università, che si muovono pedalando per la città. E lo facciamo con un ospite speciale, lo ringrazio molto di essere qui con noi, Massimo Cecchinato, presidente della FIAB di Padova. Grazie. Ciao Massimo. Ciao, ciao Pietro, grazie a voi dell'invito. Allora, la FIAB è la Federazione Italiana di Amici della bicicletta. Cosa fa sta FIAB a livello locale, nazionale? È un'associazione nazionale, però... Associazione nazionale ha 16.000 soci e praticamente lavora sull'uso della bicicletta, praticamente a mobilità sostenibile, piste ciclabili e muoversi in città e anche cicloturismo. Ok, quindi questo prende un po' tutti gli ambiti di chi tutti pedala. Gli ambiti della bici, sempre non a livello agonistico, sempre cicloturismo. Quindi li vedete ogni tanto in giro con le pettorine gialle, tranquilli, rilassati. Ma non sui pedali con la testa sul manubrio. Quindi cronometro si lascia a casa. Certo, senza orologio, noi viaggiamo sempre senza orologio. Ok, benissimo. E un'altra cosa interessante che fate è questa collaborazione col Comune di Padova da tanto tempo riguardo al tema di cui dicevamo prima, cioè quello dei furti delle bici. Qui a Padova se ne rubano un po' tante. Cioè, purtroppo Padova, e non è l'unica, ce ne sono anche di ben più peggiori da questo punto di vista. Cioè, è un problema comune a tutto il mondo, possiamo dire, no? E non è facilmente risolvibile. Molte città, per esempio Londra, ha provato a fare degli interventi anche significativi, per esempio con la polizia municipale. Una parte della polizia, un settore è dedicato proprio ai furti delle bici, però i furti sono diminuiti solo del 2%, quindi il problema è grossissimo. Padova poi ha una caratteristica in più, che essendo una città universitaria ha un sacco di utenti che non hanno una capacità economica grandissima. Quindi se gli offrono una bici da 20 euro e una da 70, prende quella. Devo stare qua qualche mese. Prende quella da 20 euro e quella da 20 euro quasi sicuramente è una bici di una provenienza sospetta. Diciamo che c'è una buona probabilità. Sì, il sistema che ha trovato il Comune di Padova assieme con la FIAB qui è quello della punzonatura, della marcatura delle biciclette. Come funziona? Allora, questo sistema a Padova sono 7 anni che funziona questo servizio fatto dal Comune di Padova con l'ufficio biciclette, la ex signora dell'ufficio biciclette, quella che insieme alla FIAB nazionale, al presidente che era di Venezia una volta, ha trovato questo sistema, ne ha provati alcuni e siamo giunti a questo perché soprattutto per un motivo, perché non ha un codice ulteriore. Cioè, noi abbiamo il codice per la banca, il codice per la posta, il codice per... e invece qua c'è il codice fiscale, che quindi non è un codice in più, quindi si utilizza un dato che ogni persona ha già, sì, okay. che ha già, no. E in più i dati che noi raccogliamo dei proprietari delle bici vanno sul server del Comune di Padova, della polizia, quindi si presume che il comune non fallirà mai, perché in Piemonte un comune ha fatto la stessa cosa con una ditta privata, la ditta privata è fallita e hanno perso tutti. Quindi è un servizio gestito dalla municipalità. La banca dati, che comunque è quella del codice fiscale, quindi dati non sensibili, rimane nel sito del comune e quello della polizia. Sì, quindi municipale. La polizia municipale, quando c'ha una richiesta di una bici che risulta rubata, può accedere a questa banca dati. Tecnicamente hai parlato del codice fiscale, però c'è anche proprio qualcuno che praticamente c'è praticamente come la tessera sanitaria, no? C'è un lettore che legge il codice a barre della tessera sanitaria sul badge che noi diamo quei dati, sia del proprietario che della bicicletta, e questi dati vengono riportati su una punzonatrice che ha un punzone d'acciaio, okay. E viene punzonata, viene
inserito sul telaio della bici. Fisicamente, fa un tatuaggio alla bicicletta. Se viene il tatuaggio alla bicicletta, bravissimo, così, questo cioè, proprio rende l'idea del tatuaggio alla bicicletta. È chiaro che questo sistema non è che ti preservi dal furto, però è un deterrente in più, e in più questo fatto che puoi dimostrare il possesso della bici è una cosa decisiva secondo noi, perché la bicicletta è un bene molto mobile. Non avendo la targa, diciamo, è difficile dire questa è mia, questa esatto, è di Massimo. Anche perché, non so, Atala Verde ce ne sono 250.000. Poi qua in Veneto che sono tutti produttori esatto, di bici. Esatto, cioè, esatto. Ci confondiamo. No, invece se c'è il tuo codice fiscale e tu c'hai la tesserina con scritto che è tua, cioè è una cosa che... Il problema, è un altro problema grosso che c'è su questo... fatto dei furti è la denuncia, no? Noi diciamo sempre di fare la denuncia, però la denuncia ai carabinieri o alla polizia implica una perdita di tempo. Bisogna andare lì, cose, e quindi uno dice tanto non la trovo mai, non la ritrovo quindi più. Quindi si crea un po' di sfiducia. Molta sfiducia. Io ho parlato 2 anni fa con il comandante qua dei carabinieri di Padova e mi dicevano che su i furti presunti nell'anno di 3.000 bici, grosso modo, hanno avuto 50 denunce. E infatti uno dei problemi di questi sistemi un po' di antifurto è anche l'affidabilità, o quanto funzionano più che l'affidabilità. Sì. Voi avete dei dati sulle bici recuperate? Quante cioè, ce ne sono? Noi, allora, chiaramente, siccome noi in 7 anni abbiamo marchiato circa 10.500 biciclette, che comunque è il 2% del parco bici presunto di Padova. Perché ognuno ha più di una bici. Cioè, noi facciamo il conto che ogni cittadino ha una bici. Cioè, qualcuno non ce l'ha, ma qualcuno ne ha 2, 3, 4, 5. E quindi, cioè, facendo un conto che ognuno ha una bicicletta, non dovremmo essere molto lontani dalla realtà. E per cui il 2%, cioè anche se tu vai in centro, vedi dove ci sono tante rastrelliere, se te ne trovi una marchiata è tanto. Quindi, non è ancora diffuso come vorresti. No. E quindi sul fatto del furto, cioè è stupido rubare una bici marchiata quando ce ne sono 90, 98 non marchiate. Sempre nel senso del deterrente, sì, che dicevi. Quindi quello che sappiamo noi. Ne vengono rubate pochissime, cioè l'anno scorso noi abbiamo avuto 9-10 segnalazioni di furti di bici rubate, marchiate, scusa. E più di queste 9-10, 5-6 le ritroviamo. Perché, proprio perché sono appunto, perché se si trova una bici marchiata, per esempio abbandonata o che sembra, come si fa? Si chiama la polizia? Si chiama la polizia legge il codice fiscale, va sul suo server, quello che dicevamo prima, e là c'è l'indirizzo, il numero di telefono, la mail del proprietario e si chiama e la si restituisce. È grande gioia per il proprietario, abbiamo che però parlato deve prima. Portare le paste forse, cioè, sarebbe utile che come ulteriore abbroggio. No, ma comunque siccome la bicicletta soprattutto per noi veneti è un bene proprio affettivo. Sì, quindi sì. Cioè noi vediamo che quando la ritroviamo il proprietario proprio è lo vedi prodigo, che è una cosa è proprio che viene proprio dal cuore, finalmente l'ho ritrovata. È vero, quindi noi insomma vi invitiamo a dare questa gioia alle persone, perché è un momento di amore, come voglio dire, per tutta la città. Senti Massimo, prima di salutarti, un'altra cosa carina che fate voi è al contrario la classifica di quelli che invece hanno avuto più furti di biciclette, dei recordman importanti. Abbiamo record, ma sì, abbiamo fatto, siccome la maggior parte di chi viene a marcare la bici perché purtroppo gliel'hanno rubata e sono pochi qui non l'hanno rubata, allora abbiamo fatto una specie di classifica. Allora adesso i primi sono quelli che qui hanno rubato 14 biciclette. 14. E comunque adesso facciamo entrare in classifica chi ne ha avuto almeno 8 biciclette. Comunque tutti dei professionisti. Comunque noi diciamo che se uno a qualcuno viene rubato più di 8 biciclette vuol dire che è anche un problema suo, sì, che non è deve stare attento, che deve stare attento, non è molto attento.
anche perché ormai a Padova ormai è assodato che rubano le bici. Sì, non sì. È che lo sanno in pochi, cioè, anche perché tutti hanno la bici, quindi tutti sanno questo. Tutti hanno almeno un amico a cui guarda. Sicuramente. Però confrontando questo dato, 14 furti con, con la marchiatura che invece funziona molto bene, il punto è marchiate le biciclette. Sì, il problema è che marchiate le biciclette senz'altro, però deve, se posso fare un appello all'amministrazione, cioè... cioè, siccome ci crede molto anche questa amministrazione, che ha alcuni problemi su questo punto, però anche questa amministrazione è molto attenta anche alla marchiatura, cioè l'appello è di fare più pubblicità. Cioè, quando facciamo queste cose, a parte l'università che abbiamo trovato... Ci siamo messi d'accordo, troviamo. No, e quindi facciamo le marchiature all'università, 5 marchiature in 5 posti diversi dell'università, per cui all'università stiamo bene. Quando le facciamo fuori non c'è molta pubblicità, perché il comune non è molto attento poi alla ficha di... attento al fatto che va bene la marchiatura, però se non lo sa nessuno è inutile che la facciamo. Okay. Infatti... allora dopo ascolteranno e guarderanno questa intervista, quindi capiranno che la bilancia pende dal fatto della marchiatura. Sì, e anche i media non aiutano molto. Noi insomma, dai, in qualche come maniera... giornali e televisione, anche là c'è poca attenzione. Vengono magari a vedere come facciamo, però poi alla fine adesso scrivi. Ok, vabbè. Ma vedrai che qua cerchiamo di smuovere un no, po'. No, qua abbiamo... sono bravissima, in realtà noi abbiamo dei contatti con quelli. Ce ne sono, ma tra l'altro volevo ricordarvi appunto che faremo delle punzonature con l'università. Mi sono scritto degli appunti, scusate, ho una memoria tremenda. Il prossimo appuntamento è il 13 aprile a Palazzo Bo. Esattamente. Poi il 20 di aprile saremo al Vallisneri. Il 18 di maggio alla Torre Archimede, il 16 di giugno al Dei e poi il prossimo appuntamento è il 14 di ottobre. Insomma, c'è tempo. Se posso... si può dire che è gratuita questa marchiatura? Ah, sì, assolutamente. Assolutamente gratuita. Non c'è, anche questa amministrazione ha ribadito il fatto della gratuità, per cui o questi posti dove ha detto Pietro all'università, oppure tutti i sabati mattina dalle 10 a mezzogiorno c'è la punzonatura in viale Codalunga 1 bis, quindi è assolutamente gratuita. Volevo, se mi permetti Piero, certo, di fare certo. Un ringraziamento a Nicola Volpe dei Servizi Generali dell'Università, che ha dato un impulso decisivo alla marchiatura all'Università, perché per 2 anni abbiamo cercato di entrare all'Università, non ci riuscivamo. Poi attraverso il suo capo... non so come capo si chiama, capo servizi. Giacomo Oro, no, ha investito Nicola Volpe e quindi si è riusciti a seguire questa cosa. Una cosa fenomenale. Quindi adesso cercheremo di portare più studenti possibile a marchiare, ma nel loro interesse. No, ma vengono sempre. Vengono sempre, cioè, dei numeri tremendi quando facciamo l'università, più di 100 in 2 ore. Cioè, insomma, anche, so. Anche, anche un lavoro per poi farlo. Che poi è un lavoro, però insomma, se noi andiamo fuori con tutto l'ambaradam, è giusto anche che ci sia un riscontro, perché se facciamo tutto sto ambaradam, poi vengono 10. È vero. Uno lo fa più volentieri. Esatto. Grazie mille a Massimo Cecchinato, presidente della FIAP. Sì. Ci diamo anche la mano in favore di camera. Punzonate ste bici, così ve la ruolo meno. Massimo, 14 furti sono troppi. Sono troppi. Ciao a tutti.